l'articolo 627 codice di procedura penale, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione emessa in data 25 marzo 2013 numero 422, sull'appello proposto dal Nox Amanda Marie, sollecito Raffaele dal pubblico ministero avvesto la sentenza emessa in data 4-5 dicembre 2009 dalla Corte di Assise di Perugia, ritenuta la sussistenza dell'aggravante di quell'articolo 61 numero 2 codice penale relativamente al delitto di quell'articolo 368 comma secondo codice penale, ridetermina la pena inflitta a Nox Amanda Marie complessivamente in anni 28 e mesi 6 di reclusione. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Condanna gli imputati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio e a quelle di difesa delle parti civili costituite per il presente grado e per quello di legittimità, che liquida come segue: per la parte civile Patrick D. Lumumba nella somma complessiva di euro 12.650 oltre accessori come per legge; per la parte civile Aldalia Tattanelli nella somma di euro 4.500 oltre accessori come per legge; per le parti civili Lil Kercher, Stefania Arlene Kercher nella somma di complessivi euro 11.000 per ciascuno oltre accessori come per legge; per le parti civili John Leslie Kercher, Arlene Carol Lara Kercher, John Ashley Kercher in complessivi euro 15.000 oltre accessori come per legge, visto l'articolo 544 comma terzo CPP indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. La Corte ha poi provveduto sulle richieste cautelari avanzate al Procuratore Generale in udienza, pronunciando ordinanza di cui viene data lettura ai fini della notifica alle parti presenti. Vista la richiesta avanzata al Procuratore Generale di applicazione a Nox Amanda Marie e sollecito Raffaele, di misura cautelare comunque idonea a garantire le esigenze connesse all'esecuzione della sentenza di condanna, ritenuto che allo stato l'unica esigenza cautelare conseguente alla condanna degli imputati alla pena detentiva oggi irrogata con separata sentenza deve essere individuata in quella di prevenire il pericolo di fuga, ritenuto che allo stato, per quanto attiene all'imputata Nox Amanda Marie, la stessa cittadina statunitense trovasi legittimamente nel paese di origine in conseguenza di sentenza di assoluzione in grado di appello successivamente annullata e pertanto non sussiste oggettivamente il pericolo di fuga dal territorio nazionale che la misura cautelare è finalizzata a prevenire. Ritenuto che, diversamente in relazione al sollecito Raffaele, cittadino italiano con passaporto italiano, lo stesso, pur non sottraendosi alla partecipazione al giudizio, ha evidenziato la disponibilità di supporti logistici in paesi in relazione ai quali lo Stato italiano non risulta legato da accordi di assistenza giudiziaria e pertanto sussiste il concreto e attuale pericolo che l'imputato possa sottrarsi con la fuga alla giurisdizione italiana, ritenuto che, ai fini cautelari sopra indicati, deve ritenersi idonea la misura del divieto di espatrio attuata mediante il ritiro del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio, per questi motivi respinge la richiesta avanzata dal Procuratore Generale di applicazione di misura cautelare nei confronti di Nox Amanda Marie, visti gli articoli 274 lettere B e 281 CPP, applica a sollecito Raffaele la misura coercitiva del divieto di espatrio e per l'effetto prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede, disponendo il ritiro all'imputato del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. L'udienza è tolta.